Buongiorno. La classifica dice tutto, no? Che stanno facendo bene, sicuramente da quando è arrivato Stellone hanno cambiato passo e quindi diciamo che non hanno mai perso, per cui la squadra avevano fatto un buon lavoro prima con Tedino, hanno aumentato i ritmi dopo con Stellone, quindi sono stati ben guidati dall'inizio e continuano a farlo adesso. Hanno ottimizzato il lavoro fatto e quindi i risultati si vedono, no? Perché hanno un organico di primo livello, hanno la possibilità di giocare con tanti sistemi di gioco, di alternare pure tanti uomini, quindi la squadra completa è la più accreditata sulla carta a fare il salto di categoria. Credo che la squadra è partita subito bene, l'approccio è stato immediato, nei primi secondi siamo arrivati in area di rigore avversaria, si vedeva che la squadra aveva quella feroce agonistica che aveva messo in campo anche la partita precedente col Cosenza, quindi la partenza è stata ottima e poi abbiamo continuato a giocare, peccato per il gol subito, però la squadra non si è mai disunita, anzi qualche volta abbiamo esagerato a portare tantissimi uomini perché c'era quella voglia di riportare le cose al posto giusto e questo a volte ci ha, diciamo così, penalizzato, però credo che la squadra abbia dimostrato anche dopo il gol, abbiamo avuto qualche occasione di farlo, abbiamo anche rischiato di subirlo, però la squadra ha sempre giocato, ha ribattuto colpo su un campo difficilissimo, così come abbiamo detto alla vigilia, avevano perso solo, forse anche sbagliando un rigore, diciamo così, col Carpi, poi le avevano vinte tutte, quindi il fatto di essere andate a Perugia con una buona personalità e con la feroce agonistica giusta, perché il campo era molto pesante, spesso siamo arrivati sulla linea di fondo sbagliando anche per colpa del terreno di gioco, però come era per noi era per loro ovviamente, però questo mi è piaciuto e questo deve essere il nostro atteggiamento sempre, domani a maggior ragione contro la capolista dobbiamo metterci una feroce agonistica fuori dal normale, se dobbiamo portare qualche punto a casa l'atteggiamento deve essere quello, curare i dettagli, essere sempre organizzati, non lasciare vantaggi agli avversari, perché sono giocatori che se gli dai qualche vantaggio sono bravi a sfruttarli, quindi noi dobbiamo dare il massimo in ogni angolo di campo come pressione, come non far ragionare gli avversari, fare un pressing ordinato da squadra sempre in maniera con criterio, ecco. Più o meno sapete che ci sono dei problemi, però io sono fossilizzato a pensare a quelli che sono a disposizione, poi magari dalla prossima volta vediamo quelli che recupereremo per Crotone, però in questo momento abbiamo lavorato sui giocatori a disposizione che stanno facendo un grosso lavoro di attenzione, di umiltà, nel senso che lavorano sempre al massimo di impegnarsi in ogni singolo allenamento per cercare di arrivare poi in partita al top, quindi non è giusto parlare di chi è a disposizione. Sì. Esatto. Sì. Questo non lo so perché, ripeto, nell'arco diciamo dell'anno e a maggior ragione nel periodo della gestione di Stellone hanno fatto cambiamenti quasi in ogni partita, insomma, per cui
Noi ci siamo allenati cercando di lavorare su, simulando più sistemi di gioco degli avversari per non farci, diciamo, si cogliere spreparati da questo punto di vista, per quanto riguarda il sistema di gioco, per cui adesso vediamo, ecco, non posso dire al momento, non ho idea, ecco, devo pensare a cercare di sbagliare il meno possibile le mie scelte per quanto riguarda lo Spezia, quindi mi viene complicato sapere che, come giocherà il Palermo. Dipende come va la partita, non si può dire a priori, perché la squadra ha una mentalità sempre di portare, di cercare di fare il massimo, ecco. Poi se c'è la prestazione, riesce a fare un punto o tre, non è un problema, l'importante è che la squadra faccia una grossa prestazione davanti al nostro pubblico che finora ci ha sempre sostenuto e abbiamo ottenuto grandi risultati in casa, quindi questa è la strada giusta per poter continuare a prescindere, diciamo così, dalle assenze, perché noi abbiamo un organico, quando le rose si costruiscono con più elementi serve anche questo, perché tutti devono essere all'altezza di vestire la maglia dello Spezia e sono tutti ragazzi che quando sono chiamati hanno sempre risposto presente, per cui da questo punto di vista noi siamo sereni, nel senso che ogni allenatore farebbe sempre piacere avere tutto l'organico a disposizione, però è normale che nell'arco di un anno possono capitare, ma io ho fiducia nell'organico che abbiamo e sono certo che chi giocherà si farà trovare pronto, darà il massimo, dove non arriva in un modo arriverà nell'altro, ecco, nel senso chi ha più qualità, chi ha meno qualità, però l'importante è che c'è l'impegno massimo come hanno fatto sempre in ogni singolo allenamento. Ma ormai è successo tante volte incontrare il Palermo che magari non ci si fa più caso, ecco, una partita che è difficile sulla carta, a prescindere che è una squadra che diciamo così, il Palermo è sto a 100 km, però ripeto, il Palermo è una grande squadra, il problema maggiore è quello al di là dei chilometri in distanza. Salve. Volevo chiedere come stanno si sta allenando, sta cercando di recuperare la condizione, troppo che non gioca, vediamo, ecco, questo non lo posso dire adesso se sarà o meno della partita, però sta facendo sacrifici anche lui per cercare di tornare a essere il giocatore che tutti voi conoscete probabilmente meglio di me, perché l'avete avuto per qualche anno, insomma. Che possano incidere per il tipo di partita che va fuori, però è normale che sono due giocatori importanti per noi, per terzi siamo, insomma, avere terzi è sempre il nostro capitano, una guida dal punto di vista caratteriale, uno forte, così come sarà Nestor Roschi, però purtroppo non possiamo farci niente, ma ripeto, io ho piena fiducia in chi lo andrà a sostituire. Paradossalmente, anche se succede anche in altre squadre, però sta facendo meglio addirittura per casa. In casa è qualcosa molto difficoltà. Qual è secondo te il motivo per dire per caso, oppure ha più armi che è contropiede per il problema che affronta? Di solito no.
non è che è una squadra che è votata, diciamo così, alle ripartenze, perché spesso fuori casa mettono quattro attaccanti, quindi cercano di fare sempre la partita per la loro forza nei singoli e nel collettivo, per cui non è quel punto. Le partite a volte nascono in una certa maniera, ci sono, magari in casa possono avere più pressione e possono essere meno lucide, sbagliare qualche opportunità in più, però ne costruiscono tante, per cui sono dati importanti, però ripeto, non c'è un motivo specifico, quelle partite hanno la loro storia, ecco. A volte ci sono partite anche per quanto ci riguarda, alla prima occasione fai gol, a volte non riesci a fare gol neanche se tiri 10 volte, per cui il cammino del Palermo è importante a prescindere se gioca in casa o fuori, le grandi squadre non fanno tanta differenza giocare nel campo amico o fuori squadra o fuori casa. Altro, cioè non puoi dopo 3 mesi che si fanno determinate cose cambiare in una settimana contro la capolista, mi sembra una cosa un pochettino complicata, fare una specie di esperimento contro il Palermo, l'avversario sbagliato, no? Il problema magari puoi adattare un giocatore ma non rivoluzionare tutto quello che si è fatto finora, puoi adattare un giocatore che lo puoi mettere più in mezzo, più largo, più alto, insomma ci sono tante soluzioni svariate, abbiamo anche la possibilità di giocare con una mezza punta, un trequartista a fungere da centravanti un po' arretrato, con gli esterni larghi, le soluzioni non mancano per l'organico che abbiamo, però ripeto, questo non vuol dire che cambiano i movimenti nelle due fasi di gioco.